Un saluto da Ivan di Paco Digit. Oggi facciamo conoscenza con un telefonino, un full QWERTY prodotto da Honda. Il telefono si chiama TQ150. Nella sigla del nome troviamo tutte le sue caratteristiche principali. T sta per touch, Q sta per QWERTY. Quindi possibilità di interagire con il display in modalità touchscreen o poter interagire con il nostro telefono tramite questa tastiera estesa, una classica QWERTY estesa che ha anche alcuni tasti aggiunti tipo i tasti di direzione. Un telefono che vi dico subito trovo estremamente gradevole nell'uso. Al di là della tastiera che naturalmente ci facilita nella scrittura di messaggi o comunque di qualsiasi tipo di testo, di un documento, il telefono ha delle dimensioni che al di là dei numeri che sono sempre un pochino asettici, è veramente molto leggero e molto, come posso dire, dà veramente una sensazione di essere un oggetto piccolo nel trasporto, nell'utilizzo, in tasca quasi non si sente, vengono dichiarati 110 grammi, non mi sono preso la premura di verificarli, ma devo dire sinceramente che non sembra pesare 110 grammi, sembra pesare un po' di meno. Lo spessore è intorno al centimetro, circa 11 cm d'altezza, poco meno di 6 in larghezza. Parte frontale con questa già citata tastiera QWERTY, una tastiera che dico subito offre un buonissimo feedback, quindi aiuta molto nella scrittura. È chiaro che i tasti sono molto vicini tra loro, essendo il telefono di dimensioni piuttosto ridotte. Però rispetto ad altri telefoni che ho provato di recente, devo dire che questa tastiera mi è molto piaciuta. Io purtroppo sono dotato di dita piuttosto ingombranti, spesso vado a cercare la punta del polpastrello o addirittura l'unghia per scrivere. Certamente, dopo un'overdose di touchscreen degli ultimi periodi è anche molto piacevole e gradevole trovare una tastiera fisica. Sopra la tastiera troviamo questi tre tasti che sono tre tasti a sfioramento, quindi abbiamo la casetta che rappresenta l'home di Android, un tasto per il menu contestuale di Android e il tasto di ritorno. Alla base dell'interfaccia del display troviamo il tasto che ci permette di comandare la parte telefonica. Il tasto che ci apre l'elenco dei software che sono caricati sul nostro telefono e il browser. Naturalmente, adesso è tutto spoglio, potremo inserire widget e collegamenti a volontà. Quindi, come per tutti gli Android, potremmo creare l'interfaccia su misura come più ci piace. Il display è un display con diagonale da 2,8 pollici e risoluzione Quarter VGA, quindi 240x320 punti. Un display che naturalmente ogni tanto mostra il fianco a causa delle sue ridotte dimensioni e della sua ridotta risoluzione, ma che certamente è ben armonizzato con il resto del telefono. Nella parte superiore troviamo anche una videocamera che ci permette di eseguire videochiamate over IP, capsula auricolare. Nella parte di destra abbiamo anche i sensori di luminosità e di prossimità. Parte sinistra del telefono con tasto di accensione, un tasto di controllo del volume. Nulla nella parte destra se non un piccolo incavo per aiutarci ad aprire il cover posteriore. Nulla nella parte bassa, qui c'è un piccolo forellino dove è annegato il microfono. Parte posteriore con lo speaker di sistema e la fotocamera da 3,2 megapixel che purtroppo è sprovvista sia di flash LED che di autofocus.
gli scatti e i video sono direi appena sufficienti, diciamo che sono accettabili in buone condizioni di luce. Appena la luce viene a mancare, la fotocamera mostra immediatamente il fianco. Come si può vedere, il telefono è marchiato TIM, in questo momento viene venduto nel listino del gestore TIM a un prezzo consigliato di 129 euro, quindi un prezzo molto aggressivo. Vi rimando anche al breve articolo di introduzione di questo video che potrete trovare sul blog, perché in questo momento è in corso anche una promozione interessante. Ci stiamo approssimando al San Valentino, una promozione molto interessante legata a questo telefono. Vediamo qualche altra caratteristica. Apriamo un attimo la parte telefonica. La parte telefonica ci permette di vedere subito una delle prime differenze dettate dalla nostra tastiera QWERTY. Normalmente, premendo il tasto del telefono, ci compaiono i 9 tasti del dialer per effettuare le nostre chiamate. Naturalmente, essendo presente la tastiera QWERTY, possiamo operare sia la ricerca intelligente dei contatti che l'inserimento dei numeri direttamente dalla tastiera, ma se invece volessimo, per qualche motivo che al momento mi sfugge, utilizzare la tastiera normale, ci basterà premere questa freccina qui sul basso per vedere comparire l'interfaccia abituale di Android, quindi con il tasto relativo al telefono, il tasto relativo all'elenco delle chiamate, il tasto dei contatti e il tasto che ci permette di parcheggiare i nostri preferiti. Ripremiamo la freccina verso il basso e scomparirà immediatamente il tastierino. Dico subito che la parte telefonica è nella media per quanto riguarda la tenuta del segnale e della ricezione. L'esemplare che ho in prova ha una qualità della capsula auricolare, secondo me, un po' sotto media, non tanto per la qualità pura del suono, tanto per il volume. C'è il volume che mi sembra un filino basso e un pochino gracchiante. Non ho avuto modo di provare altri esemplari, non so se sia un problema di questo o di tutti. Comunque niente di veramente grave, è solo un pochino più basso del normale in definitiva il volume di questo telefono. Andiamo ad aprire, come dicevo prima, premendo questo tasto, la lista dei software che sono caricati sul telefono. Abbiamo questi due primi applicativi che fanno riferimento ad alcune funzioni preimpostate dal gestore, un file manager, un programma di blacklist che ci permette di creare appunto delle liste di numeri dai quali non vogliamo ricevere chiamate o messaggi, un programma che è stato precaricato. Abbiamo il nostro browser, che adesso vediamo anche nel suo funzionamento, cartella contatti, calendario, calcolatrice, quindi tutti quei programmi che abbiamo già trovato in mille altre situazioni nei telefoni Android, precaricato anche il client di Facebook, la nostra galleria e naturalmente tutto il pacchetto di programmi che seguono la casella di posta elettronica Gmail, quindi avremo il navigatore, Latitude, tutti quei programmi che appunto fanno riferimento al mondo Google. Dicevo, vediamo un attimino il browser. Il browser, anche qui direi che la valutazione che si può dare è un pochino in chiaroscuro, nel senso che la velocità di caricamento delle pagine è tutto sommato nella media, però vedo c'è sempre una sorta di lungaggine a caricare l'ultima parte dei dati che vengono trasmessi, e ho la sensazione che probabilmente l'unione di un processore con un clock abbastanza limitato, una quantità di memoria RAM anch'essa abbastanza limitata e la risoluzione del display sia un pochino limitativa nella qualità di navigazione. Di fatto, quando la pagina è caricata, non abbiamo nessun problema a muoverci da una parte all'altra,
adesso interrompiamo magari il flusso, ecco, questo è proprio l'esempio a cui mi riferivo. C'è qualche impuntamento nel fare lo scroll della pagina, poi una volta che la pagina è caricata funziona bene il pinch to zoom e possiamo muoverci a destra e a sinistra, però mi sembra che rispetto agli standard abituali anche dei telefoni Android di fascia bassa, questo telefono paghi un po' pegno a un hardware che è un pochino sottodimensionato forse per i periodi che stiamo vivendo. Niente di assolutamente drammatico. Io personalmente utilizzo sui telefoni che hanno delle caratteristiche un po' limitate, consiglio sempre l'utilizzo di browser alternativi tipo Opera Mini, che oltre a far risparmiare un po' di dati di connessione, aiutano a velocizzare il caricamento delle pagine, quindi potrebbe essere anche un buon alleato in queste situazioni. Bene, direi che posso fermarmi qui. Ripeto, un telefono che ha secondo me un buon punto di equilibrio nel fatto che ha un prezzo d'acquisto estremamente interessante, delle dimensioni davvero davvero contenute, quindi molto facile da trasportare, e una tastiera QWERTY che una volta ci si è fatta l'abitudine è veramente molto comoda da usare. Naturalmente presente qua e là qualche piccola pecca, ma nulla di veramente drammatico. Vi ringrazio per l'attenzione e un saluto da Ivan.